evita che il legno si espanda e si contragga dopo la curva. In questo processo di asciugatura l'aria richiede fino a una settimana. Quando il legno è asciutto, una potente tagliatrice sega i pezzi della lunghezza e della larghezza desiderata. Ora che i pezzi di legno sono delle giuste dimensioni, passano nella cosiddetta camera del vapore, che li pulisce di nuovo superficialmente, in modo da renderli flessibili. Per questo ci vogliono dai 10 ai 45 minuti a seconda del tipo di legno e del suo spessore. In seguito, questa umidità evaporerà. Ora i pezzi vengono messi in una pressa, inseriti tra due stampi con la forma della curva dal fondo. Il macchinario applica la pressione e riscalda il legno. La pressione serve a curvare il legno, mentre il calore, generato da una corrente elettrica ad alto voltaggio, serve a indurirlo, fissando una nuova forma. Il tempo che i pezzi passano nella pressa dipende ancora dal tipo di legno e dalle dimensioni. La produzione di questa particolare curva si chiama curvatura a corona. Gli operai misurano ogni pezzo con una sagoma per verificare che sia piegato esattamente. La fabbrica usa lo stesso processo per piegare questi pezzi in forme diverse. È determinante usare la giusta quantità di calore e di pressione. Una temperatura troppo alta brucerebbe il legno, troppa forza lo romperebbe. Questi pezzi di legno dritti diventeranno gli schienali di serie e stile Winsor. Perciò questo tipo di curvatura si chiama curvatura Winsor. Gli operai umidificano il legno nella camera del vapore, ma daranno forma ai pezzi solo con un processo di pressione. Il cosiddetto stampo curvatore viene montato su una pressa idraulica. Questa macchina usa solo la pressione per curvare il legno attorno allo stampo. Questa volta non c'è il calore a fissare immediatamente la forma. Infatti, quando la pressa ha curvato i pezzi, gli operai allacciano una catena per mantenere temporaneamente la forma. I pezzi curvati vengono trasferiti in un asciugatore interno riscaldato. Il processo di asciugatura richiede da 2 giorni alle 2 settimane, sempre a seconda del tipo di legno e delle sue dimensioni. Una volta che il legno si è asciugato, la curva è permanente. Ci sono molti prodotti in legno che necessitano di pezzi curvati, ad esempio ruote, carrozze. Ma torniamo alle sedie Winsor. La macchina a cilindro leviga i pezzi curvati. I pezzi dalla fabbrica, gli operai li fanno passare in una smerigliatrice. Ciò li prepara per le fabbriche di mobili che li verniceranno. Quando riceveranno questi schienali, le fabbriche di mobili li assembleranno alle parti dritte della sedia Winsor. Ora non vi resta altro che sedervi e rilassarvi.